Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo la demo di Mr. Prepper e ho avuto molte difficoltà. Sì, perché tra vari bug, tra vari counter che non contavano o non candavano, praticamente ci sono state macchine che giravano all'impazzata cercando di investirmi oppure no, però ce l'abbiamo fatta. Dopo un po' di tentativi sono riuscito a forse a giocare. Sono andato un po' avanti perché pensavo fosse la demo buggata, quindi non è proprio una preview alla cieca, ma ho fatto qualcosina. Andremo a giocarla insieme. Sotto qui troverete in descrizione il link della demo. Ma la prima cosa che vi dico è che naturalmente non c'è l'italiano, quindi giocheremo in inglese. Apply, ok, siete pronti? Ask, no? No, non è ask. Ah, devo cliccare di nuovo opzioni. Perfetto. Non continuiamo, ma creiamo un nuovo gioco. Sì. And play. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Facilissimo, semplice, come piace a me. 4, 1... 2, 3, 4, 5, 6 righe per dirti la storia. Fine, basta, no cutscene che durano ore, ogni 2 minuti una cutscene. No. Il tuo obiettivo è scappare, fuggire. Perfetto, perché? Perché la vita in questo paese è diventata insostenibile. Ambervo. Stop, basta. Bellissimo, questo è il nostro paesino. Bene, siamo tornati alla tua residenza, cittadino. Per i tuoi tentativi di fuggire abbiamo confiscato il tuo veicolo, è una procedura standard. Ovviamente ti è proibito comprarne e registrarne uno nuovo. Naturalmente speriamo che tu non scapperai di nuovo, non lascerai Marikaville. Boh, non riesco a pronunciarlo. Again. Ah, sicuramente sì, mi sono innamorato di questo posto e non scapperò, tra virgolette. Ok. Per oggi è basta, abbiamo finito. Naturalmente tornerò per controllare la tua casa, se ci sono qualcosa, se c'è qualcosa di anomalo. Questo è una procedura standard. Sono sicuro che farò delle visite formalmente, bla bla bla, saranno ben accette. Ciao agente Smith. Ok, iniziamo il tutorial, che ci spiegherà le basi. Ok, muoviamo la camera con WSD o con tasto destro del mouse. Muoviamo Mr. Prepper con un click. Questo è un 2D a scorrimento orizzontale. E con doppio clic lo facciamo correre. Perfetto. E possiamo ispezionare tutti gli oggetti che vogliamo. Questo è il nostro calendario. Come potete vedere possiamo aprire, ispezionare tutto quello che si vede in casa. È cliccabile. Pure i libri, pure il singolo libro o il singolo bicchiere. Tutto. Proprio anche i lampadari, tutto, qualsiasi cosa è cliccabile. Allora, quello che ci chiede giustamente è di andare a fare un pisolino, perché stanchi dopo il nostro tentativo di fuggire, e lui si sdraia a farsi un pisolino senza neanche il cuscino. Dopo questa breve canzoncina natalizia
tipo quei Babbi Natali che ci sono agli autogrill che quando passi fanno un casino della Madonna, oh mio Dio. Ok, perfetto, ha fame e andiamo a mangiare. Qualcosa col doppio clic dovrebbe correre, esatto, fatti le scale. Chissà se è un teleport, proprio c'è dietro una struttura e lui che cammina. Mi piacerebbe girare la casa. Apriamo il frigo e mangiamo qualcosa. Ok, questa è la nostra barra. Se droppa a zero, sveniamo. Devi tenerla sempre su praticamente, se classiche barre di survival. Andiamo qui sopra, come potete vedere posso cliccare anche sta scatoletta e leggiamo il nostro piano ultimo, finale. Obiettivo numero 1, sopravvivere. Obiettivo numero 2, scappare, fuggire. Perfetto. Ora costruiamo il nostro bunker, che è la cosa che adoro in questo gioco praticamente. Sto tenendo d'occhio da un bel po' di tempo e non vedo l'ora che esce la full release per poterlo giocare. Perché, signori, qui sotto, questo è un razzo, tra l'altro, c'è anche il simbolo. Possiamo scavare e creare il nostro bunker. Mentre lui costruisce, questi qua che vedrete sono la terra, lui raccoglie terra. Una volta fatto questo, dobbiamo costruire naturalmente una scaletta per scendere. E lui ci dice di andare a scoprire il nostro workbench, il nostro banco di lavoro. Il nostro workbench è abbastanza arrugginito, bisogna migliorarlo, quindi andiamo a controllarlo. E lui ci dice che è, beh, giustamente, il miglior amico di Prepper. Craftare e disassemblare è un lavoro fantastico. Ma è meglio che questo lo nascondiamo all'agente Smith. Ok, una volta fatto questo, ci servono 5 metalli e 15 wood. Ora, per farlo, dobbiamo andare a tradare. Se esce dalla schermata, grazie. Per tradare basta andare alla casetta postale. Sarebbe stato bello usare il computer per chattare su internet, cercare le cose, eccetera, eccetera, per ordinare i pezzi, ma si va semplicemente vecchio vecchio stampo qui. Ok, andiamo a tradare con chi? Con Sergei. Andiamo a tradare e qui è successo il pandemonio. Perché? Perché io all'inizio misi 3 metalli, il gioco impazzì. Poi ne misi, ne comprai altri 2, poi inizia la partita con 5, poi si buggò, eccetera, eccetera. Dovete comprarli tutti. Non so perché, ma a me mi sembra. Magari se lo fate voi non succede, però se io non compro tutti i metalli, il gioco si pianta il tutorial praticamente. Va bene. Dobbiamo aspettare 157 minuti. Qua finalmente il counter funziona. Prima non funzionava e le macchine cercavano di uccidermi. Una volta fatto questo, dobbiamo andare a raccogliere anche la legna. Per andare alla legna andremo nella foresta, perché non giochiamo solo in una mappa, ma in tante mappe. Oh, mi piace l'odore dell'avventura. Perfetto, questo è un log. Sono sicuro che la foresta è piena di cose, di materiali utili. Raccogliamo legna. Per velocizzare la raccolta basta fare Alt e il sinistro del mouse, lui raccoglie tutto. Queste sono le bacche. Spoiler un attimino, servono. Ah, ci ha fatto spuntare di là stavolta. Va bene. Prima ci faceva spuntare al centro. Qui purtroppo non ci possiamo andare perché per la demo non funziona. Sto raccogliendo anche le bacche perché ci serviranno. È cambiato un po' la mappa prima, eh? Sì, è cambiata la mappa. Prima era un po' diversa. Ispezioniamo. Ok. Quindi diciamo che viene generato un po' randomica la cosa. Prendiamo anche questo. E questo. Sembra un po' più spostato rispetto a prima. E prendiamo anche questa bacca. E poi ce ne torniamo a casa. Ok.
che è praticamente qui. Infatti, se prendiamo control, lui manda avanti il tempo. È arrivato nel frattempo il nostro postino spavaldo. Bella face, The Postman. Ci farei un film su sto tipo. Sembra quello di Stanley Olio. Va bene, parliamoci, cosa vuole? Sì, ok. Grazie mille. E noi raccoglieremo il nostro metallo. Nel frattempo che abbiamo raccolto il nostro metallo, ve lo dico subito, potete, se me lo fa aprire, no, non è tempo, va bene. Abbiamo raccolto le bacche. Queste, dopo un po', se non le mettiamo in frigo, non le mangiamo, scadono. Diventa cibo marcio. Adesso disassembliamo il tutto. Disassembla. Nel frattempo lui lavora. Calato il sole, disassembliamo anche questo. Perfetto, adesso possiamo far diventare il nostro workbench di livello 1, quindi utilizzabile. Ok. E dobbiamo costruire una scaletta. Perfetto, una volta fatta la scaletta, lui non ci fa ancora dormire perché vuole che noi andiamo a posizionare la scaletta per il nostro bunker. E naturalmente abbiamo bisogno anche di lampade. Per fare la lampada abbiamo bisogno del vetro, quindi andremo a raccogliere un po' di nostri bicchieri del servizio della nonna che non utilizziamo, non ci serve a niente. E andiamo a costruire delle lampade. Che se non mi ricordo, ma no, prima scusate, dobbiamo disassemblare per creare vetro. Quindi disassembliamo il tutto. Purtroppo non si può mettere tutto in coda. A quel punto andiamo a costruirci lampade. Stiamo quasi per morire di sonno. Perfetto, a questo punto lui ci chiede di posizionare una lampada. Va benissimo anche qua. E adesso finalmente ci chiede di andare a dormire. Si va a nanna. E il nostro primo giorno è passato indenne. Buongiornissimo, e naturalmente piove, governo ladro, ha fame, come si può ben vedere. Noi possiamo raccogliere l'acqua. Me la fa raccogliere? No, ancora no, proprio non vuole. Ok, abbiamo la visita. Quindi prima direi di mangiare, spostiamo un po' di roba e dobbiamo nascondere tutte queste robe qua. Perché è arrivato l'agente Smith. Questo lo giriamo e dobbiamo coprire anche questa botola. Questo è il tempo, eh? Se si sbriga, ce la facciamo. Cover. Aia. Aspetta, aspetta, agente Smith. Quindi ho coperto tutto? Sì, dai, 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 vai, vai, vai. Ciao, agente Smith. Oh, buongiorno. Grazie, agente Smith. Ora lui farà la sua bellissima ispezione e speriamo. Oh, aspetta, questo, vabbè, questo qua è un quadro, non dovrebbe dire niente. Questi qua sono di default, quindi non c'è niente di male ad avere benzina, diesel e olio a casa propria. E petrolio, tra l'altro. Oil in questo caso è petrolio. Computer. Questo è girato. Bless the president. Quindi questa è chiusa, non la vede. Speriamo che non scivoli.
La macchina gialla assassina. Ok, è stato bello. Ciao One. Il suo report è essenzialmente il lucky niente, sospetti niente, perfetto. Positivo 5 score, perfetto. Ok, è andato tutto bene. Ok, niente, non ce lo fa fare ancora. Vuole per forza che noi seguiamo il tutorial. È proprio... cioè, proprio quello che dice lui. Ok, posizioniamo il workbench nel nostro bunker. Perché? Ah, ok, dobbiamo aprire... Ha ragione. Scendi qui. Workbench. Perfetto. Ora andiamo a controllare il journal. Dovrei controllare il mio ultimate plan. Va bene. Perché? Perché possiamo equipaggiare il nostro Mr. Prepper. Ok, saliamo. Giriamo il quadro. Whop, e leggiamo cosa ci abbiamo. Ok, dobbiamo far crescere delle piante nel nostro bunker. Giustamente dobbiamo farlo sottoterra, perché sopra il nostro agente non sarebbe molto d'accordo. Qui dobbiamo iniziare a fare la nostra fattoria, farm, il nostro orto sottoterra. Cosa abbiamo di bisogno? 5 room soil che devono essere craftate nel nostro workbench e 5 semi, borse di semi, sì, borse, buste di semi che possono essere trovate in casa. Quindi questo ci dà l'opportunità di ispezionare casa. Qua abbiamo trovato dei soldi che non fanno mai male. Naturalmente notate i soldi come sono, sono bellissimi, mi piacciono. Qua abbiamo trovato delle esche che ci servono nella foresta. Qui non c'è nulla. Apriamo qua. E bingo! Ok, però sono 4. Ah, bene, bene, bene. Abbiamo trovato altre. Questo non è niente. Food, cibo, finalmente. Ok, questo possiamo raccoglierlo finalmente. Possiamo aprire questa e vi dico subito, per esempio, possiamo cucinare con le bacche. E naturalmente possiamo fare tantissime altre ricette. Questo ci danno un boost maggiore. Quando noi mangiamo stiamo veramente bene. Infatti stiamo bene. Cioè gli occhiali da sole sono fico. Ok, a questo punto andiamo a fare i nostri room soil, che ne vuole 5. 5. Perfetto. Naturalmente dobbiamo crearci una stanza. Allora, vediamo un attimo. Possiamo crearci le stanze in questo modo. Con questi più noi possiamo espandere ancora di più le stanze. Se adesso facciamo build. Qui la velocità è maggiore in automatico, non c'è bisogno di premere control. E voilà, però per scendere abbiamo bisogno di costruirci la classica scaletta. Baseball, simple trap. Costruiamo anche tre trappole, dato che abbiamo 3 esche. Qua ci servono 3 metalli, quindi andiamo a sciacallare la nostra casa. Sciacalliamo lo sciacallabile. Tipo questo. Questo cos'è?
E ci dà metallo? Metallo, va benissimo. Metallo e plastica, va bene. Metallo. Metallo, metallo e metallo. Ok, andiamo nel nostro workbench. Qua il computer è sempre acceso in camera. E disassembliamo questo. Mi sa che dobbiamo andare a Nana. Vai, prepper. Forse è una buona idea nascondere sempre il tutto. In modo tale che se abbiamo un'ispezione di notte, o viene solo di giorno l'agente Smith. Non lo so. Questa è una cosa che non mi piace tanto nei giochi survival. Li adoro, ma ci sono alcune cose che veramente sono un po' fatte male. Del tipo... Stanno appassendo, mi sa. Sì, facciamo questa. Eh sì, falla. Vai. Oh. Ah, too heavy. Ok. Cook. Cucina. 10. Cosa? Ah, perché c'ho tutte quelle scatolette lì. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora facciamo un attimo questa cosa qua. Disassemblo anche questo. Quindi abbiamo anche il peso. Bisogna stare attenti al peso. Facciamo questa scaletta. Ok, e iniziamo e la posizioniamo qua. Adesso riusciamo? Perché sennò ci scade il cibo e io non vorrei farlo scadere. Perfetto. Open. Mettiamo questo, posiamo questo, vediamo se riusciamo a farli tutti. Vai, stava per scadere. Che è successo? L'ho rotto. Ok, questa per adesso qui e questa ce la pappiamo. Perfetto. Una volta fatto ciò, le lampade dovremmo già avercele. Perfetto, una, due, tre, ce ne servirebbe un'altra. E qua rimane buio. E wall lamp, bisogno di vetro. Questo cosa ci dà? Plastica, metallo. Sì, raccogli questo. Perfetto. E vai a craftare. Guarda come scende con i piedi a papera sulle scalette. Tic, tic, tic. Ok. Questo qui lo disassembliamo. Ci dà il vetro. E il vetro ci serve per fare una small lamp. E la small lamp la andiamo a posizionare qua. Così abbiamo tutto illuminato. Signori. Il secondo livello. Sottoterra, il nostro bunker. Adesso dobbiamo andare a piazzare il nostro orticello. Uno, due, tre e ci siamo quasi. E quattro. Perfetto. E poi andiamo a piantare qualcosa. Andiamo a seminare. Facciamo questo. Pianta. Pianta. Naturalmente avete già capito che ti dobbiamo dare l'acqua. Ecco perché ho preso l'acqua. Mettiamo anche questo. E infine questo. Perfetto. Hanno bisogno di acqua e luce. E quindi andiamo a prendere un po' di luce dal lavello. Più luce hanno e più crescono e più stanno bene, più velocemente crescono. Li andiamo a innaffiare.
Perfetto, andiamo a raccogliere un po' di acqua dal rubinetto. Sta piovendo. Notate le gocce. Perfetto, andiamo giù. Abbiamo 5 taniche di acqua. E gli mettiamo l'acquetta. Ok. Questo è il nostro journal. E quindi lui dice: vai a controllare il tuo piano, vediamo cos'altro si può fare. Come posso fuggire? Una macchina? Un aeroplano? Un razzo? Sembra una pazzia. Naturalmente la demo finisce qui e saremo in attesa della release data. Rimaniamo proprio in attesa perché questo gioco veramente mi piace. Possiamo o uscire o continuare a giocare. Continuare a giocare si arriva fino a un limite che poi non si può più andare avanti. Però vi posso dire, se io vado a continuare a giocare, che potete fare qualcosina, ma non più di tanto, perché giustamente, essendo una demo, non c'è molto da fare. Vi do gli ultimi due hint, così magari se avete voglia di continuare a giocare, per sopravvivere, vi consiglio sempre di raccogliere questi, le bacche, perché sono quelle che per un po' vi dà sostentamento. Là non ci possiamo andare, purtroppo. Questa è un'area dove si possono mettere le trappole, in tutta quest'area qua dove siamo adesso. Quindi volendo, noi che abbiamo craftato le trappole prima, possiamo posizionarle. Una. Due. Non ha importanza se sono vicino oppure no. Prendiamo anche queste bacche e le configuriamo e li mettiamo dentro l'esca. Ok, così facendo gli animaletti ci andranno e noi potremmo mangiare. Ok, torniamo in casa. Solo brevemente per farvi vedere. Ok, torniamo qui. Naturalmente potete ancora espandere tutto quello che volete e dovete aspettare che vi indica il tasto di raccolta, Harvest. Quando ci avete la scritta Harvest, voi potete raccogliere il tutto. Una volta fatto questo, possiamo andare qui, craftarci... due wood. Ah, ok, perfetto, ci serve... legna. Le legna possiamo prendere questa scatola, tanti è inutile. È una scatola di legno che non serve a niente, quindi possiamo sciacallare il tutto in casa. Anche la cucina volendo, eh. E possiamo spegnerla, perché? Perché qui c'è il contatore d'elettricità e ha un massimo di elettricità. Quindi non possiamo attaccare, se noi mettiamo troppe lampade, dopo un po', se non le spegniamo, queste consumano elettricità e non possiamo fare nient'altro. Si spegne tutto. Non avremo più nulla, non avremo più corrente elettrica. Disassembliamo questa, così prendiamo 10 legni. Col trade potete anche vendere, non solo comprare. Ok, perfetto. E lui ci dice di equipaggiare la nostra arma. Dov'è? Eccola qua. Qui. Naturalmente possiamo premere Q per cambiare dalle varie armi. In questo caso non ne abbiamo, abbiamo solamente una. E qui c'è un altro tasto, questo qui, che è l'espansione... Sì, è sceso là sotto, non so perché... Ok, che è l'upgrade della stanza. Bene, signori, direi che per oggi è tutto.
Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, che questa demo vi sia piaciuta. Lasciate un like, un commento e iscrivetevi sul canale per supportare questo canale. Stiamo cercando di darvi i miglior contenuti e i migliori video e renderizzarli al meglio per voi. Stiamo crescendo e ci fa piacere il supporto che ci date. Come sempre, siete mitici ed alla prossima. Bye bye!